mai così vicine, mai così lontane, eppure ci voleva la passione di Oscar Cervellieri, presidente della Marignanese, vincitrice dell'ultimo torneo di eccellenza, e la voglia di un italiano, milanese per la precisione, trapiantato in America, che corrisponde al nome di Massimo Nicastro, per formare la nuova squadra che ha preso parte al campionato di Serie D Girone D, mantenendo viva la piazza di Cattolica nella cartina geografica del pallone, e così via l'unione dei due club che ha portato una società unica chiamata Marignanese Cattolica 1923, anche se agli atti federali rimane ancora il nome di Marignanese. Ripercorriamo attraverso le parole rilasciate il 27 settembre del 2020 al microfono di Stefano Ferri l'avvento dello stesso Nicastro in quel di Cattolica. Siamo con Massimo Nicastro, il nuovo patron della Cattolica Marignanese, è venuto a far visita alla nuova realtà. Ecco, come nasce il progetto Cattolica e il perché di questa operazione? Come molte cose per caso, sono sempre rimasto attaccato a questa terra, a Rimini, la provincia di Rimini, la Romagna in generale, e quando si è presentata l'occasione di prendere una squadra gloriosa come Cattolica, ho pensato che poteva essere il passo giusto per rimettere piede nell'amata Romagna. Ecco, cosa prevede il progetto, che ambizioni ci sono e che raggio di temporale può avere? Beh, è un progetto quinquennale che stiamo sviluppando, e questo è il primo anno, diciamo l'anno zero praticamente, cui siamo partiti, che prevede uno sviluppo del settore giovanile innanzitutto, un potenziamento della squadra e un potenziamento delle strutture e del bacino di influenza del Cattolica. Questo avverrà attraverso vari steps nell'arco di dai 3-5 anni, pensiamo. Tu sei alla guida anche dei Miami, la squadra della città americana. Ecco, che sinergia si può creare, se si può creare, con questa realtà d'oltreoceano? Sì, sono presidente anche del Miami Beach Club de Football, oltre che del Cattolica, e cercheremo sempre più di unificare ed avere relazioni fra le due realtà. Infatti già domani abbiamo in arrivo un ragazzo del Miami Beach per provare con Cattolica, un ragazzo argentino, quindi di un altro continente ancora, con origini italiane, che verrà a provare per il Cattolica e magari potrebbe essere utile per la squadra. Ecco, il rapporto con l'amministrazione comunale vi affianca, vi è di supporto in qualche maniera o no? Ma sicuramente, devo dire che ci ha dato una grande mano. Devo ringraziare molto il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, perché è sempre stato presente, ci ha aiutato nei vari step per fondare la società e farla crescere, e contiamo molto su di lui anche per un radioso futuro. Devo dire che il fatto di avere un'amministrazione che ti sostiene, che è appassionata, e fa una grande differenza, soprattutto in questo periodo che è di coronavirus. Ecco, per concludere, sotto il profilo strettamente sportivo, qual è il traguardo a cui ambisci per questo primo anno in cui la squadra è del resto una matricola? Beh, io pensavo di vincere la Champions League, però mi hanno detto che non è possibile partendo dalla Serie D, per cui direi rimaniamo in Serie D perlomeno, ecco. E poi dopo giochiamoci, le partite sono tante, il campionato è lungo. Partiamo con una buona squadra, io penso, con delle buone ambizioni, e poi mai dire mai. Giornata numero 6, quella andata in vigore nello scorso weekend, che ha visto evolversi due soli incontri nella fattispecie inerente all'Intigione Sasso Marconi e Progresso Bagnolese. I rossoblu bolognesi, che nell'ultimo turno hanno affrontato al Calbi proprio la Marignanese Cattolica 1923, si sono imposti per 2-1 grazie alle marcature arrivate per opera di Gulinatti, direttamente dagli 11 metri, e infine da Vasallo al minuto 68. Per la neopromossa bagnolese, avversario è andato fortunato al 74esimo, più facili compito per il Lentigione, che a domicilio ha sconfitto il Sasso Marconi, avversario una settimana prima del Rimini, per 3-0.
Una doppietta di Piccinini tra il secondo e il 76esimo è stata intervallata dalla marcatura di Martino al 70esimo. Nel dettaglio di Romagna Sport vediamo la classifica aggiornata con il Lentigione e Progresso che appaiono in classifica e Rimini a quota 8 punti. In attesa del verdetto finale, in questo mese si giocheranno i tanti recuperi delle gare di Serie D non disputate. Addirittura in ultima domenica calcistica erano ben 48 le gare rinviate, tra queste anche quelle inerenti a San Maurizio e Marignanese Cattolica 1923. La ripresa del campionato dovrebbe avvenire nuovamente a dicembre, poi nel mezzo la sosta natalizia che potrebbe influenzare sullo stato di forma delle compagini che hanno preso il via ai rispettivi campionati, con la sosta natalizia che rispetto al passato dovrebbe essere più breve con le squadre in campo già nei primi giorni di gennaio. Ricordiamo che il calendario metteva in scena il giorno 23 dicembre, antecedente alla vigilia di Natale, il decimo turno in stagione. In questa settimana di riflessioni e di forti decisioni da parte della Lega, ripercorriamo al momento dello stop le prime gare in stagione della Marignanese Cattolica 1923, eseguendo un'analisi completa. Pronti e via, e dopo la stilizzazione dei calendari resi ufficiali a fine agosto, l'esordio per la Marignanese Cattolica 1923 è targato 27 settembre 2020 contro l'Agnanese, ma la gara non si gioca a causa presumibile caso Covid-19, verrà recuperata 10 giorni più tardi. Il vero debutto avviene dunque il 4 ottobre del 2020 in terra toscana in casa del Seravezza, dove la Marignanese Cattolica 1923 gioca, convince, ma non trova i gol, cose che invece fanno gli avversari al primo vero tiro in porta, arrivato sul finire di prima frazione di gioco. L'1-0 finale è firmato da Verratti, questo dunque sarà il gol partita. Tre giorni più tardi, 7 ottobre, si torna in campo per il recupero con l'Agnanese. I toscani sono tra le pretendenti alla vittoria finale del torneo assieme al Prato, ma la differenza tra le due compagini non si nota. Anzi, la Marignanese Cattolica 1923 affronta l'avversario a viso aperto, sfiorando la marcatura, ma sul fine di tempo, anche qui, dannati i minuti finali, Coco sblocca la situazione su una mischia venuta da un tiro dalla bandierina. Al quinto della ripresa, Giordani, direttamente agli 11 metri, sembra mettere al sicuro la gara, ma la Marignanese Cattolica 1923 spreca prima un penalty con Manuzzi, poi riapre i giochi con una prodezza dell'ex Bellaria Zanni. Infine, la squadra di Lilli si vede annullare ingiustamente un gol per una carica sul portiere ospite. Le immagini evidenzieranno la giornata nera della terna arbitrale e il clamoroso scippo subito dalla Marignanese Cattolica 1923, perché l'infortunio a corso è tutto Made in Saldi, ovvero il portiere dell'Agnanese. Nella terza giornata, la Marignanese Cattolica 1923 a Calbi riceve il Fiorenzola, alta pretendente alla rincorsa alla vittoria finale. Negli anni Fiorenzola è arrivato vicino a cullare il sogno della Serie B. Rimane storica la sfida in Coppa Italia, dove affrontò addirittura l'Internazionale. I tempi sono lontani, ma anche in questo caso i giallorossi producono una prestazione importante con tante chance offensive create ma non sfruttate. La prima vittoria di stagione ancora una volta rimandata, si spera a questo punto nella trasferta di Corticella, dove i bolognesi da neopromossi annaspano nei bassi fondi della graduatoria. La Marignanese Cattolica 1923 cura il desiderio di vittoria, ma si divide un tempo per parte con i padroni di casa, i quali vanno sotto grazie alla marcatura arrivata a cura di Capitan Gaiola. Nella ripresa, un rigore fischiato in favore del Corticella ristabiliva la parità in campo, con Grazia che non tradiva l'appuntamento con la rete dagli 11 metri. La prova in fatto di gol più convincente arriva tra le mura amiche 7 giorni più tardi col Progresso. Due volte sopra la Marignanese Cattolica 1923 si fa raggiungere, ma è la giornata di Nodari, il quale da perno centrale difensivo realizza due gol in coppia di testa, mentre Sou finalmente si sblocca. Paura per Gott, che sarà protagonista di un intervento scomposto da parte avversa che fa pensare a peggio, poi successivamente arriverà allo stop per una decina di giorni per ricucire la ferita e rimettersi in forma. Anche questa una partita contestata dai padroni di casa, con tre episodi da moviola che rivediamo, con Gaiola e Vasallo protagonisti nel primo, con la mano galeotta di Nodari a favore del Progresso nel secondo e con l'intervento ad inizio ripresa su Sapori nel terzo, lanciato a rete. Fine dei giochi, la palla passa dietro alla scrivania, dove approfittando degli ultimi giorni di mercato fa rientro a casa l'attaccante Mario Merlonghi, il quale era stato protagonista da queste parti sempre in Serie D nella stagione precedente, dove realizzò 4 reti ma sfornando tanti assist per i compagni. Una trattativa non certamente facile, in quanto l'attaccante era richiesto a diverse formazioni con ingaggio anche maggiore rispetto a quanto offerto dai giallorossi, ma l'impatto con l'ambiente, con il DS D'Agnelli, con la regia di Cervellieri e di Nicastro, ha fatto il resto. Per Melonghi è arrivato l'atteso comunicato ufficiale che sanciva il suo ritorno in quel di Cattolica.
Brava la società in questo caso a fiutare l'affare e a tutelarsi nel momento del bisogno causa i tanti infortuni accorsi nel reparto avanzato. Go, Sartori, qualche acciacco per Sò, il resto tutti a disposizione. Tra le note è una marignanese cattolica che ha messo a segno 3 dei 5 gol realizzati con due difensori, Nodari e Gaiola, mentre gli altri portano le firme di un centrocampista e di un attaccante. Le norme ferre imposte dalla situazione Covid-19 ha portato qualche polemica in attesa della possibilità di entrare allo stadio. A questo si unisce lo sfogo del club su alcune decisioni arbitrali dove è stato opportuno l'intervento del responsabile dell'area tecnica Rino D'Agnelli. Ascoltiamolo. Bene, oggi sembrava che allo stadio Calbi potessero entrare un po' di abbonati, di tifosi, una quarantina, ma all'ultimo momento la questura ha dato il no, apertura porte e quindi possono partecipare solo le due squadre, quindi senza pubblico. Esatto, cioè la situazione è paradossale perché ieri avevamo l'ordine di giocare con porte aperte, poi è arrivato l'ordine, il controordine di giocare a porte chiuse, poi quello di eventualmente far entrare solo gli abbonati. Cioè non si può andare avanti così, soprattutto in un girone dove ci sono delle toscane. Noi domenica abbiamo giocato contro una squadra toscana che, dove appunto lo stadio era aperto, quindi oltre che essere secondo me un disequilibrato, perché ovviamente delle squadre tipo quella che incontriamo oggi è una squadra già attrezzata con un budget importante, se poi andiamo a giocare da loro e hanno pure il pubblico che gli dà la mano, capisci che diventa una cosa secondo me con poco equilibrio. C'è poca confusione, molta confusione, c'è poca chiarezza. Questo. Gli arbitri sono sempre in prima linea, ma come mai sono così scarsi? Non lo so, guarda, io ripeto, l'ho detto già altre volte, voglio sperare che siano scarsi, perché se ci fosse malafede sarebbe veramente grave la cosa. Non so cos'è, comunque so solo che noi sono 4 partite, che 4 volte che subiamo un arbitraggio scandaloso. Quindi ci faremo di nuovamente risentire nelle sedi opportune, perché veramente è incredibile, è incredibile. Dopo aver sentito il giusto sfogo di Rino D'Agnelli in virtù delle prime gare di campionato giocate dalla Marignanese Cattolica 1923, continuiamo il nostro viaggio nel settore giovanile giallorosso. Andiamo a conoscere uno dei rappresentanti della Cattolica Academy, ovvero Sandro Ricci. Il settore giovanile è estremamente importante, qui avete un centro che è favoloso, come stanno andando i lavori? Allora, i lavori stanno andando abbastanza bene, dico abbastanza perché potrebbero andare meglio, perché purtroppo l'Academy Cattolica, il Cattolica Academy è nato solamente il 18 di agosto, causa appunto gli eventi che ben tutti sanno. Quindi siamo dovuti ripartire da zero e molti ragazzi hanno preso altri lidi, anche perché qua a Cattolica purtroppo sono 3 anni che la società del settore giovanile poi è fallita, per 2 anni è fallita, quest'anno il San Marino è uscito e quindi siamo dovuti ripartire da zero. Io ero arrivato qua l'anno scorso a fine ottobre, anzi ringrazio la Marusia Giannini, che era la presidente, e il responsabile dell'area tecnica dell'anno scorso, che era Mirko Palazzi, che mi hanno chiamato a fine ottobre. Poi Omar Ibidi, che è il gestore che ha vinto l'appalto, mi ha chiesto collaborazione, mi ha chiesto se potevo dargli una mano, se poteva essere il suo braccio destro a livello della mia esperienza, che è di 23 anni di settore giovanile. E ho consentito appunto perché Cattolica ha delle strutture invidiabili che qui nel circondario riminese nessuno ha. E in più anche perché il mio cuore è giallorosso, perché io ho giocato 3 anni nel 75-76 con gli allenatori Giancarlo Ansaloni, Italo Castellani e Gastone Bean, quindi un po' di cuore giallorosso mi è rimasto e quindi ho accettato questa scelta. Mi hanno dato appunto il ruolo da responsabile dell'area tecnica, organizzativa e tutto il resto. Quindi quanto tempo servirà, è un cantiere in movimento, per poter creare qualcosa di concreto? Sì, guarda, mi hai fatto una domanda molto molto importante, perché io le posso dire con la massima sincerità che io già l'anno scorso quando sono arrivato ho visto qui a Cattolica nelle varie annate tanta tanta qualità. Quindi vuol dire che gli anni precedenti, chi era prima di me, prima di Mirko Palazzi, gli istruttori e le società avevano lavorato molto bene col settore giovanile,
perché qua ci sono delle squadre delle annate a partire dal 2004 e quest'anno purtroppo 8-9 ragazzi sono andati via, appunto perché hanno fatto delle scelte personali con i genitori, perché venivano da tre annate di, poi di fallimentari. Abbiamo la categoria 2005 che quest'anno fa il campionato allievi interprovinciali, quindi un campionato molto importante, giocheranno, si misureranno con le loro annate. L'allenatore di questa squadra è Gigi Danova, non ha bisogno di presentazioni, 600 partite di Serie A. Con lui io sono il suo collaboratore, lo siamo i due allenatori. E poi c'è anche una terza figura che è Paolo Calbi, un altro cattolichino doc, tant'è che lo stadio è intestato a suo nonno, e abbiamo una bella organizzazione anche a livello di allenatori in tutte le annate, molto importanti. Chiaramente la classe 2005 è la squadra che punta in maggiormente, qui le posso garantire che ci sono 14-15 ragazzi molto molto importanti. In attesa di potervi raccontare nuove curiosità per quanto riguarda il settore giovanile della Marignanese Cattolica 1923, proprio in queste ore la società ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il seguente comunicato. A seguito della positività riscontrata in un giocatore tesserato della società, la squadra comprensiva di staff andrà in quarantena da mercoledì 4 novembre fino a lunedì 9 novembre, giorno in cui sarà effettuato il tampone dall'ASL. Intanto il campionato, come detto inizialmente, sarà sospeso per un mese, si giocheranno solamente i recuperi. Nel mese di novembre ci sarà il recupero tra San Maurese e Marignanese Cattolica 1923. Per quanto riguarda questo appuntamento è davvero tutto, grazie a Daniele Emanuelli, a risentirci la prossima settimana per un nuovo report.